Quanti anni di carcere ha fatto? A più riprese circa 12 anni di carcere. Ho scritto tre libri, ma anche una serie di racconti Con questi che... numeri Carmelo Gallico spiega l'eredità del suo cognome di mafia, il fardello della detenzione e l'apprezzamento pubblico per il suo impegno attuale. 54 anni di un doppio specchio impossibili da evitare che torna a fare notizie dopo la sentenza con cui un giudice di Brescia gli riconosce un risarcimento danni per gli anni in cella in condizione disumana. Gallico è tornato a vivere da anni a Palmi in una casa piena di ricordi ma vuota dopo le sentenze che hanno portato in carcere i suoi familiari più stretti. Ho pensato che era il momento invece che era necessario che io ritornassi proprio qui, perché per la necessità di cambiare le cose, se si vogliono cambiare le cose si possono cambiare soltanto dall'interno. I libri disseminati intorno ad un Sono letto che ricorda la cella, conosciuto Gallico tenta di mettersi alle spalle i conti già regolati con la giustizia. Ma in tribunale vuol riformare le sentenze di condanna e del suo presente culturale parla così. attualmente è un nuovo libro, sono impegnato nella produzione di due docufilm, poi a teatro, che è una delle mie passioni, con la compagnia Dracma di Polistena, diretta da Andrea Naso. Un presente pieno di impegni senza dimenticare le comunicazioni che sente il dovere di dare. Ma lo Stato direi innanzitutto che la repressione soltanto non basta. La mia famiglia ha una storia che è innegabile ed è una storia pesante. Ad un certo punto quella storia finisce. La distinzione tra un fenomeno che può essere quello di una faida, di lutti incrociati, e la scelta invece di appartenere ad un'associazione criminale sono due cose diverse. Agostino Pantano per la CNews 24.